UEFA Nations League. Prima di iniziare con le partite andiamo a vedere la classifica dei gironi. Andiamo a vedere quale posizione di classifica occupa la nostra squadra. Migliore squadra della settimana. Vediamo in grafica le formazioni delle squadre. Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi augurano buon divertimento e vi invitano a non cambiare canale. Fase a gironi, protagonista della sfida che sta per avere inizio. Sfida che mette contro Italia e Grecia. Sono partite da prendere con le molle, Pierre. È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. Basta poco per ritrovarsi già fuori dai giochi. Sono curioso di vedere come l'avranno preparata i due tecnici. Quando sono stati sorteggiati i gironi, in pochi avrebbero immaginato che i padroni di casa avrebbero fatto così fatica. Decisamente in calo le loro quotazioni, forse si sono montati la testa credendo di aver già superato il turno, e questo li ha portati a ottenere fin qui risultati ben al di sotto delle attese. Kurpelis. C'è spazio per andare. Match ancora senza un padrone, difficilmente lo 0-0 iniziale potrà sbloccarsi se non si tira in porta. Finora le due squadre l'hanno fatto poco e male, come evidenziato anche in grafica. Ottimo intervento in anticipo del portiere. Pallone controllato da Chiesa. Mette palla in profondità per il compagno. Lazzari! Non trattiene, attenzione. Occhio alla rimessa degli azzurri. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Stenta a decollare, a fare la differenza Insigne fino a questo momento. Ha concluso poco e male verso la porta. Anche così si spiega il risultato che sta maturando. C'è bisogno delle sue invenzioni, dei suoi gol per sbloccarla e puntare al successo. Secondo tempo di questa quarta giornata della fase a gironi che è appena iniziato. C'è curiosità per vedere come andrà a finire, anche da parte nostra ovviamente. Ancora 45 minuti e conosceremo il nome del vincitore, se vittoria sarà. Ci sarà un minuto da recuperare. C'è il gol che vale il vantaggio a poco dalla fine. I tifosi sono in delirio. Ancora pochi istanti e potremo festeggiare un'importantissima vittoria. La regia ci ripropone l'azione del gol, partito tutto da questo calcio d'angolo. Un'incornata che non ha lasciato scampo al portiere. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Finisce qui il match con la bella vittoria degli ospiti che si porta a casa tre punti pesanti. Successo di misura, una vittoria cercata, voluta a tutti i costi. Guarda che mi è parsa in buona salute, tonica, reattiva al punto giusto, concentrata come serve. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. È stato l'eroe di giornata grazie al gol partita arrivato nei minuti finali. Ci ha creduto fino all'ultimo e la sua tenacia è stata ripagata.
Vediamo in grafica le formazioni delle squadre. Simulazioni delle partite. Match che è cominciato, valido, lo ricordiamo, per la quarta giornata della fase a gironi. Le cose cominciano a farsi interessanti in ottica qualificazione, alla luce anche delle indicazioni fornite dai turni precedenti. Memphis. Blind. Ha una grossa chance qui, attenzione. Chance per il cross. De Jong. Buona qui la verticalizzazione. Bergwijn. Si libera alla grande. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Lewandowski. Buona rete di passaggi. Può metterla in mezzo. Milik. Chiama in causa Milik. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Rimessa laterale per la Polonia. Posizione ideale. De Roon, Bergwijn, palla su Depay. Fanno girare palla nella tre quarti avversaria, i difensori ovviamente corrono a vuoto. Finisce l'azione polacca. Memphis Depay. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. A metri a disposizione. 1-0 e adesso vedremo se cambierà la partita. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. L'arbitro assegna il fallo laterale. Wijnaldum. La gioca su Depay. Palla vagante. Continua ad avanzare. Può metterla dentro. Lo supera benissimo. Buona qui la lettura del difensore. Riconquista il pallone. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Secondo tempo di questa quarta giornata della fase a gironi che è appena iniziato. C'è curiosità per vedere come andrà a finire, anche da parte nostra ovviamente. Ancora 45 minuti e conosceremo il nome del vincitore, se vittoria sarà. Buono qui il giro palla. Palla troppo lunga che viene raccolta senza problemi dal portiere. Grosicki. Possesso Polonia che attacca. Lewandowski. Linetti. Pallone regalato dalla Polonia. Wijnaldum. De Roon. Lasciano stabilmente il pallino del gioco agli avversari. L'idea eventualmente ha un'autostrada a disposizione. Dice di no con questo intervento. Bravo qui nell'interrompere tutto. Palla nuovamente in calcio d'angolo. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Berezinski. Avanza sulla tre quarti. Esce e recupera il pallone. Wijnaldum tenta l'imbucata qui per il compagno. De Roon. Attenzione, passa il difensore. Un altro pallone in mezzo. Tiro curato. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. L'idea era buona, ma ha dosato certamente male la forza. Attento qui Silesen. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Azione insistita, buona circolazione di palla. Recupera palla e fa ripartire i suoi. Hanno metri a disposizione.
Manca poco al termine della gara, partita non è ancora chiusa, vedremo che cosa ci regaleranno questi minuti finali. Promise. Servito Blind, portiere senza problemi qui, pallone irraggiungibile per l'attaccante. Ottime qualità nel possesso fin qui. Scade anche il recupero, arbitro che fischia la fine, vittoria dei padroni di casa di fronte al proprio pubblico. Vittoria di misura, giunta al termine di una partita ben giocata. C'è ancora margine per migliorare, ma l'allenatore può essere soddisfatto nel complesso per come si è mossa la squadra in campo. Vediamo in grafica le formazioni delle squadre. Simulazioni delle partite. Match che è cominciato, valido, lo ricordiamo, per la quarta giornata della fase a gironi. Le cose cominciano a farsi interessanti in ottica qualificazione, alla luce anche delle indicazioni fornite dai turni precedenti. Tutto inutile, tutto fermo, si è alzata la bandierina dell'assistente. Eh sì, di poco, ma era fuori gioco. Manovra inglese che non si chiude. Palla 2 dunque, con l'arbitro che rimetterà il pallone in mezzo per riprendere il gioco. Gioco che riprende dopo l'interruzione con l'arbitro che scodella il pallone. Beh, immagino che la restituiranno alla squadra avversaria adesso. Anderson. Tocco profondo per Sterling. Mount. Recupera palla e fa ripartire i suoi. Palla girata sulla corsia. Pizzel, ecco Lukaku, ottimo pallone filtrante, intervento pulito e decisivo sull'attaccante. Mount, servito Sterling, Anderson, Rice, si affidano una fitta rete di passaggi. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Inks. Mount, ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro, splendida parata in tuffo. Occasione della bandierina, 1-0, e adesso ovviamente gli avversari dovranno reagire. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Taglia fuori sul pressing avversario. Occhio ad Hazard che avanza. Occhio a De Bruyne. Pizzel. Vertonghen. Fanno girare il pallone, non sembra avere fretta nonostante lo svantaggio. Sarà calcio d'angolo dunque. E con questa rete si sono fatti raggiungere, il risultato adesso è ancora in bilico. Hanno pareggiato dunque 1-1. Gomez. Rice, avanza l'Inghilterra. Recuperano palla. Secondo tempo di questa quarta giornata della fase a gironi che è appena iniziata. C'è curiosità per vedere come andrà a finire, anche da parte nostra ovviamente. Ancora 45 minuti e conosceremo il nome del vincitore, se vittoria sarà. Tocco profondo per Sterling. Rice. Ottima lettura difensiva. Possono ripartire in contropiede. Occhio al cross di Mertens. Risolve lui. Sterling. Sancho. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Il tocco del difensore e dunque calcio d'angolo. Pizzel. Palla lunga per il compagno. A metri per avanzare. Il tocco dentro. Tocco profondo per Sterling. È scattato troppo presto e dunque offside. Peccato, perché poteva andare in porta. Vertonghen. Riceve Hazard. Prova col filtrante profondo. Cross rimpallato. Lukaku! Segna sempre Lukaku! C'era il suo nome su quel pallone, non poteva sbagliare.
È un gol pesantissimo questo. Probabilmente hanno anche saputo approfittare di un momento di disattenzione degli avversari che ormai si aspettavano di concludere la partita in parità. Denayer. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Cercano spazi. Perde palla. Manca poco al termine della gara, partita non è ancora chiusa, vedremo che cosa ci regaleranno questi minuti finali. Palla gol questa. È arrivato un pareggio pesantissimo, il giusto premio per i loro sforzi. Un gol importantissimo che concede una nuova parità, è davvero una partita incredibile. Belgio che attacca a caccia del gol vittoria. Ecco Lukaku. Gestione palla così del Belgio. Match che si esaurisce qui, parità, un punto a testa. Risultato che non fa una piega, Pierre. Entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto, cercando di superarsi. Penso sia solo un caso che nessuna delle due sia riuscita a prendere il sopravvento. Vediamo in grafica le formazioni delle squadre. Simulazioni delle partite. Match che è cominciato, valido, lo ricordiamo, per la quarta giornata della fase a gironi. Le cose cominciano a farsi interessanti in ottica qualificazione, alla luce anche delle indicazioni fornite dai turni precedenti. Vediamo cosa fa ora. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Eriksen. Occhio a Delaney. Ottima la copertura. Sigurdsson. Finnbogason. Cerca e trova il compagno. Intervento fondamentale in area di rigore. Palla interessante in profondità. Occhio a Eriksen. Usa bene il fisico qui. Pallone è uscito, sarà rimessa dal fondo. Gunnarsson. Gudmundsson. Palla che esce, sarà corner. Dolberg. Serve Delaney. Eriksen. Dolberg. Fanno girare il pallone molto bene. Potrebbe crossare. Può portarsi in vantaggio. Alderson. Che intervento. Kier. Se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo. È pur sempre un gol al volo, Pierre. È da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Conclusione che meritava miglior sorte. Perdono palla, l'azione sembrava interessante. Gran palla. Goodman, attenzione perché è solo. Il difensore blocca bene il cross. Goodmanson protegge il pallone con il corpo. Si guarda attorno, tiro respinto. Struer Larsen. Højbjerg. Palla gestita da Eriksen. Poulsen. Avanza verso la porta. Poulsen. Secondo tempo di questa quarta giornata della fase a gironi che è appena iniziato. C'è curiosità per vedere come andrà a finire, anche da parte nostra ovviamente. Ancora 45 minuti e conosceremo il nome del vincitore, se vittoria sarà. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Prova col filtrante profondo. Porta avanti il pallone. Può ricevere una posizione interessante. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Eriksen. Palla gestita da Eriksen. Tentativo di Eriksen fermato. Occhio a Delaney. Bravo qui nell'interrompere tutto.
Sigurdsson. Controlla male e regala il pallone agli avversari. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Grande intervento del difensore in area. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Dolberg. 1-0, arriva il primo gol dell'incontro. Si riprende a giocare con la Danimarca che conduce. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Ha recuperato il pallone senza fallo. Perde palla l'Islanda. Ingason. Ancora un quarto d'ora da giocare. Un'altra buona giocata. Recupera palla e fa ripartire i suoi. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Posizione buona per il cross. Attenzione perché è pericoloso. Pallone recuperato. Mancano pochi minuti, tutto può cambiare. È un finale intensissimo. Pallone profondo per il compagno. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. Dolberg. Tiro respinto. Un altro pallone in mezzo. E la mette dentro. Ha sfruttato alla perfezione l'ottimo pressing che ha permesso di recuperare palla. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Finisce la partita, successo per i padroni di casa, 3 punti da festeggiare con i propri tifosi. Ci hanno creduto fino in fondo, hanno lottato per portare a casa questi 3 punti, un risultato che premia tutti gli sforzi. Vediamo in grafica le formazioni delle squadre. Simulazioni delle partite. Match che è cominciato, valido, lo ricordiamo, per la 4ª giornata della fase a gironi. Le cose cominciano a farsi interessanti in ottica qualificazione, alla luce anche delle indicazioni fornite dai turni precedenti. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Occhio all'avanzata dei portoghesi qui. Perde palla. E c'è subito dunque calcio di punizione. Bravo il portiere a dire di no. William Carvalho. Fanno girare il pallone molto bene. Avevamo appena parlato della buona circolazione di palla, però qui hanno sbagliato. Iličić. Può metterla dentro. Si immola il difensore. Ottimo il pressing qui, recupera un gran pallone della metà campo avversaria. Bravo qui a smarcarsi. Conquistano una buona posizione, distanza favorevole. Brutto passaggio, recupero facile. Prova a cambiare il gioco con questo lancio. Può cercare il cross. Vediamo cosa inventa ora. Josip Iličić. Bravissimo qui il difensore che recupera. C'è campo per la ripartenza. Palla interessante in profondità. Conclusione che si è spenta lontana dai pali. Deve rivedere la mira. Peccato perché il contropiede era perfetto, condotto in maniera straordinaria. Bernardo Silva. Danilo Pereira. La smessa su Bruno Fernandes. William Carvalho, Rafael Guerreiro, recuperano bene il pallone, situazione che era interessante. Campbell, riceve Campbell, riconquista la palla. Recupera un pallone pericoloso. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, finisce 0-0 il primo tempo. Speriamo che questo secondo tempo, Stefano, ci possa regalare un po' di emozioni, quelle che sono mancate fin qui. Me lo auguro anch'io, Pier. Finora la partita è stata bloccata. Entrambe le squadre non concedono nulla all'avversario e allo spettacolo.
William Carvalho. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Provano con il pressing. Puntuale qui il difensore nel recupero. Ilicic, servito Campbell, può colpire da lì, fanno girare palla in attesa del momento giusto. Portogallo che recupera palla, è riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. William Carvalho recupera palla e fa ripartire i suoi. Bernardo Silva, e il pallone se ne va via. Occhio al contropiede. Ottima lettura su questa ripartenza. Occasione per passare in vantaggio. Ce n'è voluto di tempo, ma alla fine sono riusciti a sbloccarla. Meglio tardi che mai, eh? Atteniamo ora la risposta degli avversari. È un gol pesantissimo questo. Probabilmente hanno anche saputo approfittare di un momento di disattenzione degli avversari, che ormai si aspettavano di concludere la partita in parità. Match che sta per finire, un'altra occasione per acciuffare il pari. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Bravo a mettersi su. Possono trovare il gol del pari, attenzione! Hanno trovato il pari nel momento più importante del match. Potrebbe rivelarsi decisivo per loro la vittoria, non c'è molto tempo per recuperare. João Félix. Bruno Fernandes. Occhio a Bernardo Silva. Buona qui la verticalizzazione. Manca poco, il Portogallo prova ancora ad attaccare. Conclusione da cancellare. Match che si esaurisce qui, parità, un punto a testa. Un pareggio giusto, che rispecchia quanto si è visto in campo. Partita dove non sono mancate le emozioni. Un punto a testa direi che è la logica conseguenza. Vediamo in grafica le formazioni delle squadre. Simulazioni delle partite. Match che è cominciato, valido, lo ricordiamo, per la quarta giornata della fase a gironi. Le cose cominciano a farsi interessanti in ottica qualificazione, alla luce anche delle indicazioni fornite dai turni precedenti. Pallone che torna in possesso degli avversari. Sale Griezmann. Mbappé! Ecco il gol dell'1-0. La sbloccano subito. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Recupera bene Pogba. Ricorrono al tiki-taka, scambi stretti e veloci per far uscire i difensori. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. È arrivata la segnalazione, l'arbitro ha fermato il gioco, la posizione è irregolare. Irregolare, ma l'azione di gioco è stata molto spettacolare. Palla in out, ci sarà rimessa con le mani per la Svezia. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Mbappé. Si propone Mbappé. Non la blocca. Colpo di testa che si è spento di poco sul fondo. L'aveva angolata bene per mettere fuori causa il portiere. Ha esagerato leggermente, finendo per mancare lo specchio. Il ripiegamento di Griezmann che riceve. Grande pallone verticale. Grande parata questa. La deviazione. Calcio d'angolo. Dice di no sulla linea. Interviene e sventa il pericolo. Palla in out, sarà di nuovo corner. Mbappé! Conclusione murata. Regalano palla agli avversari. Occhio al movimento di Kanté. Gran palla in mezzo. Passaggio che trova bene il compagno. Palla ribattuta ma non è finita. Sbaglia il tocco Pogba. Isaac. Buona lettura del difensore. Attenzione al pressing qui. Antoine Griezmann. C'è l'errore, perdono palla.
Palla fra i piedi di Griezmann. Potrebbe crossare. Secondo tempo di questa quarta giornata della fase a gironi che è appena iniziato. C'è curiosità per vedere come andrà a finire, anche da parte nostra ovviamente. Ancora 45 minuti e conosceremo il nome del vincitore, se vittoria sarà. Calcio lungo per Mbappé, servito sulla corsa Mbappé, e il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima, un gol bellissimo. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Kanté. Francia che si avvicina alla zona d'attacco. Intervento fondamentale. Palla che finisce fuori. Kanté. Fermato Pogba. Ben Yedder. Gran palla. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Fermano la manovra avversaria. Possesso regalato dalla Francia. Pallone che torna in possesso degli avversari. Ekdal. Svezia che si affaccia nella metà campo avversaria. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Salgono i compagni a supportare Mbappé. Si riparte con una rimessa dal fondo. Può avvicinarsi alla porta. Pallone perso. Premia la corsa sulla fascia. Recuperano palla. Ancora 2 minuti da giocare. Pavard. Francia che perde il pallone. Finisce la partita. Successo per i padroni di casa. 3 punti da festeggiare con i propri tifosi. Ci hanno creduto fino in fondo. Hanno lottato per portare a casa questi 3 punti, un risultato che premia tutti gli sforzi. Vediamo in grafica le formazioni delle squadre. Simulazioni delle partite. Match che è cominciato, valido, lo ricordiamo, per la quarta giornata della fase a gironi. Le cose cominciano a farsi interessanti in ottica qualificazione, alla luce anche delle indicazioni fornite dai turni precedenti. Chile. Tocco per Müller. Cross. Kimmich. Avanza la Germania. Buono il pallone recuperato. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Zuba. Kuzayev. Si affidano a una fitta rete di scambi. Alla palla del vantaggio. Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Kuzayev. Supera il difensore. Sané. C'è spazio per i tedeschi lungo l'out. Sale Müller. Sané. Cross. Difesa bassa. Qui è chiara l'intenzione di far uscire la formazione avversaria. Folland. Il gol è la logica conseguenza di un atteggiamento troppo passivo. La difesa a oltranza stavolta non ha pagato. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Zobnin. Occhio all'azione russa. Se lo lascia sfuggire. Perso il duello di fisico e di attenzione. Perde palla. Müller. Occhio a Kroos. Buona qui la lettura del difensore. Palla girata sulla corsia. Tiene palla per far salire la squadra.
Ancora la circolazione di palla. Tocco verticale interessante. Pericolo, Neuer non la tiene. Cross. Rüdiger. Pallone per Kimmich. Cross. Dopo i primi 45 minuti, Germania avanti, comincia la ripresa. Buon recupero del pallone, possono ripartire. C'è il fischio del direttore di gara, è offside. Palla giocata sugli esterni. Quinta. Ha spazio per andare. Occhio a cross. È tutto solo. Cross. Toni Kroos prova. Ecco il gol della Germania. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Zobnin. Golovin. Azione insistita alla ricerca del gol, si affidano una fitta rete di passaggi, vogliono dimezzare lo svantaggio. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Kimmich. Germania che viene fermata in questa azione. Zobnin. C'è l'errore, palla recuperata. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Buon possesso palla, caccia di spazi. Un'altra bella trama, una fitta rete di passaggi perfetti, la manuale. Sì, Pier, la squadra sta interpretando bene, molto bene la partita di oggi. Ripartono in campo aperto. 1-2 col compagno. Efficaci fin qui i passaggi. Zobnin. Zuba. Entra in modo perfetto. Apre il gioco. Sané, occhio alla ripartenza. Sané, portiere che allontana senza problemi. Palla recuperata dagli avversari. Non c'è più tempo, esultano i giocatori ospiti per questa vittoria. Li attende un viaggio di ritorno dolcissimo verso casa. 3 punti meritati, sono scesi in campo con l'atteggiamento e la voglia giusti. Vediamo in grafica le formazioni delle squadre. Simulazioni delle partite. Match che è cominciato, valido, lo ricordiamo, per la 4ª giornata della fase a gironi. Le cose cominciano a farsi interessanti in ottica qualificazione, alla luce anche delle indicazioni fornite dai turni precedenti. Palla 2 dunque, con l'arbitro che rimetterà il pallone in mezzo per riprendere il gioco. E vedremo se ci sarà del fair play in campo e se verrà restituita alla squadra avversaria. Rodrigo. Sale Thiago. Tocco per Rodrigo. Palla gol questa e c'è la presa sicura del portiere. Itten. Ottimo qui il tiki taka. Si guarda intorno. Rigore, l'arbitro indica il dischetto del calcio di rigore. Ma che intervento è questo? Il difensore è entrato davvero male su questo pallone per Luigi. Questo potrebbe anche costare la partita alla sua squadra. E c'è la parata! Beh, ma qui secondo me, oltre al rigore, ci stava sicuramente anche il cartellino. Che ne pensi? Non c'è dubbio. Ha commesso un fallo molto duro. Forse concedere soltanto il rigore non era abbastanza. Thiago Alcantara. Ansu Fati. Occhio a Sergio Canales. Thiago Alcantara. Rodrigo. L'appoggia di nuovo al compagno. Bravo il difensore che ferma tutto. Rodrigo. Itten. Palla interessante per scavalcare la difesa. Contrasto deciso. Palla fuori. Sarà rimessa. Tiro respinto da Sergio Ramos.
Ferran Torres. C'è spazio per andare. Si affidano una fitta rete di passaggi. Rodri, occhio all'imbucata. Provvidenziale l'intervento del difensore. Avanza qui la Svizzera. Scambia col compagno. Può metterla in area. Cross messo fuori da Piqué. Secondo tempo di questa quarta giornata della fase a gironi che è appena iniziato. C'è curiosità per vedere come andrà a finire, anche da parte nostra ovviamente. Ancora 45 minuti e conosceremo il nome del vincitore, se vittoria sarà. Occhio qui, efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Concedono il calcio d'angolo. Entrata decisa. Ansu Fati. Thiago Alcantara. Ferran Torres. Rodrigo. Occhio a Sergio Canales. Rodri. Palla importante. Tiro respinto. Hanno spazio per andare in contropiede. Occhio al tocco verticale per il compagno. Seferovic. Taglia fuori bene qui la difesa con lancio lungo. Tutto fermo. C'è fuori gioco. Bravo, salta il difensore. Hanno arretrato il loro raggio d'azione. Adesso stanno concedendo il pallino in mano agli avversari. Continua il possesso palla. Ottima la copertura. Ferran Torres. Rodrigo. Gaia. Occhio all'azione della Spagna. Cercano di aprire la difesa avversaria. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Sergio Canales. Gerard Moreno. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Ci provano ancora, vogliono la vittoria. Prova a piazzare. Super De Gea, vale come un gol. Alla Spagna sembra non bastare il pareggio, vuole trovare il gol del vantaggio. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Efficaci fin qui i passaggi. Buona rete di passaggi. Ferran Torres. Jesús Navas. La difende dall'attacco dell'avversario. Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Match che si chiude in parità. Pareggio a reti bianche, Pier, che però non deve ingannare. La partita è stata piacevole da seguire con entrambe le squadre ben schierate in campo. Alla fine è mancato solo il gol. Risultati e classifica della giornata. Questa è la classifica dei migliori marcatori della competizione. E questa la classifica dei calciatori con il maggior numero di passaggi decisivi vincenti. Giocatori che si sono infortunati nella partita di oggi.